Milano. Oggi è giovedì 29 marzo e anche oggi parliamo di un tema molto importante. Abbiamo detto, cerchiamo di parlare il più possibile della nostra città, di quello che succede in città, però lo sapete, noi non siamo forvieri di brutte notizie, queste cose cerchiamo di evitarle, però ci sono delle situazioni che vanno invece raccontate proprio per evitare invece di dover raccontare delle brutte notizie. Oggi vi raccontiamo di una realtà, di un'associazione che fa tanto sul territorio milanese, anzi è molto, è da tanti anni che fa molto sul territorio anche lombardo, ma insomma ne parliamo oggi con una rappresentante appunto di questa associazione, con la dottoressa Marta Bottiani, psicologa, sì, dell'associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus. Buongiorno Marta, benvenuta, grazie mille di essere qui. Grazie a voi. Parliamo di disturbi alimentari oggi. In realtà poi già fuori onda mi hai spiegato che dovremmo in realtà parlare correttamente di disordine del comportamento alimentare. Insomma, come sempre bisogna stare attenti alle parole che si usano, perché insomma certo, le differenze sono tante, tantissime, e ogni caso poi va visto nella sua specificità. Dici però un po', così facci capire cosa fa e chi è l'associazione Pollicino. Sì, Pollicino è il Centro Crisi Genitori, è un'associazione onlus che è stata fondata nel 2006 da due psicanaliste, Pamela Pace e Aurora Mastroleo, che dopo anni di esperienza clinica in associazioni e realtà che lavoravano con giovani donne, anoressiche, bulimiche, obese, si sono accorte di come nell'anamnesi e quindi nella storia, nel racconto di queste donne, c'era sempre, emergeva sempre una scena prima, risalente al tempo dell'infanzia, in cui il malessere si era manifestato, ma non era stato ascoltato, era stato invece medicalizzato, banalizzato, per poi slatentizzarsi e quindi emergere in modalità più significativa e dunque patologica con l'ingresso in pubertà e dunque in adolescenza. Quindi si sono chieste, sfidando un po', no, perché era un terreno che non era ancora stato esplorato, si sono chieste, vediamo che cosa succede se interveniamo prima, cioè se interveniamo nel momento in cui il disagio alimentare o il disagio infantile si manifesta. E quindi nasce Pollicino con questo obiettivo, con quello di proprio prevenire l'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare, e ecco perché Centro Crisi Genitori, accogliere i genitori. Accogliere i genitori per noi significa accoglierli come soggetti portatori di una sofferenza rispetto al disagio del bambino, e dunque da accogliere ed ascoltare con un ascolto non giudicante, ma anzi valorizzando le loro intuizioni e facendo emergere le loro risorse. Perfetto, abbiamo capito appunto che insomma fate. Quanti anni è che siete sul territorio, mi dicevi? Dal 2006. Dal 2006, insomma. Sì, dal 2006 a Milano, sì. Abbiamo una sede a Milano, ma dal 2006 è anche attivo un servizio di numero verde gratuito al quale rispondono psicologi formati, che essendo a livello nazionale quindi ci ha messi al lavoro rispetto alla ricerca di altri professionisti in tutta Italia. Ok, grazie mille. Comunicazione di servizio, tutto a posto con la connessione? Ho visto che c'erano piccoli problemi di connessione, in questo momento stiamo andando in diretta senza problemi. Comunque vi ricordiamo che alla fine della diretta potete rivedere tranquillamente tutta la trasmissione registrata, nel caso vi siete persi proprio qualche secondo all'inizio della nostra puntata, ma siamo in diretta, sono le 12:36 minuti in questo istante e siamo qua insieme a Marta a raccontarvi tutto. Scusa Marta, ma perché avevo visto che c'era, già ci stavano scrivendo da casa, dice non vi vediamo più, no, tutto a posto, siamo tranquilli, anzi ringraziamo chi ci sta scrivendo. Ti saluta Nicoletta Signoretti, credo che forse ti conosce, al solito ti saluta. Ah, grazie. Perfetto, ok. Buongiorno. Va bene. Allora, mi parlavi appunto di come voi avete visto che donne e anche uomini, poi cioè, comunque trovate un progresso, cioè c'è qualcosa prima. Quindi ti chiedo, i disturbi alimentari non hanno età, mi viene da dire? Assolutamente, non hanno età, e oggi il dato clinico drammatico riguarda questo, cioè che l'età di insorgenza si è sempre più abbassata. Noi in associazione incontriamo bambini molto piccoli con un rifiuto alimentare oppure con un'iperfagia. Mi aggancio a questo per dire qualcosa rispetto alla Sì, prego. A che cosa siano i disturbi, i disordini, i disagi. Ecco, come dicevi, ci sono i disordini che poi si dividono, giusto? Esatto, okay, i disordini del comportamento alimentare si dividono in due, no? Da un lato ci sono i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia e obesità,
Invece dall'altra parte ci sono i disagi del comportamento alimentare. I disagi alimentari sono quelle forme non patologiche e trasversali, quindi sia alla normalità che poi alla patologia, trasversali al genere e all'età, ed è il modo con cui i bambini, anche molto piccoli, manifestano un loro malessere psichico, una sofferenza, un disagio, una paura. Non dicendolo con le parole, ma attraverso il cibo e l'atto alimentare. Quindi il messaggio che il bambino vuole inviare all'adulto di riferimento non viene detto a parole, ma viene detto attraverso l'utilizzo distorto o alterato del cibo. Come si può capire appunto se il nostro figlio, la nostra figlia ha un disagio del genere e che cosa non dobbiamo sottovalutare? Quali sono i rischi appunto della sottovalutazione magari? Quello che l'associazione fa è da più di 10 anni sensibilizzare il sociale rispetto al fatto che prevenire in infanzia è un'operazione possibile. E come fare? Cogliendo i campanelli d'allarme che i bambini inviano, perché i bambini dicono, no? Non necessariamente con le parole, ma attraverso il corpo e il comportamento i bambini dicono. Ma dall'altro lato quello che noi desideriamo fare e portare anche in occasioni come questa è la possibilità di un genitore di potersi affidare alle sue intuizioni. I genitori sono spesso messi sotto i riflettori e ritenuti colpevoli del o Di ogni male del indagati. mondo oramai, Esatto. effettivamente. Noi non crediamo che sia così. Crediamo che i genitori siano gli unici veri conoscitori di quel bambino, e quindi capaci, ma nel senso di disponibili ad accogliere, no? Ciò che arriva e come fare, seguendo le loro intuizioni. Donald Winnicott, che è stato un grande pediatra e psicanalista, diceva alle madri, che le madri non devono essere intimorite davanti alla voce dell'autorità, cioè di un altro che dice che cosa lei dovrebbe fare con suo figlio, ma affidarsi alle sue intuizioni. Una madre che, diciamo così, ha l'ansia, per noi è una madre da valorizzare molto, perché le ansie e le intuizioni materne e oggi per fortuna anche molto paterne sono una via fondamentale per la prevenzione, una chiave efficace, ecco. Appunto, già nel nome appunto dell'associazione si capisce che lavorate su due fronti, no? Perché Pollicino fa capire molto bene che appunto date una piccola mano a questi piccoli bimbi. Dicevi poi soprattutto l'età sempre più bassa, mi dicevi prima, Sì, no? Cioè, mi dicevi neonati ormai. lattanti che Lattanti. rifiutano il seno, il Mamma mia. biberon, quindi l'associazione, diciamo il target di riferimento è l'età Sì. evolutiva, quindi 0-16 anni, Ecco, e quindi viene 17. di conseguenza appunto che insomma un lattante che ha questo problema vede dall'altra parte magari due genitori che vanno in crisi davvero. E quindi ecco la Assolutamente. seconda parte appunto. Che cosa fate in specifico con i genitori? Come si può lavorare con i genitori? Offrendo prima di tutto un luogo di ascolto, come dicevo prima, non giudicante, accogliendoli e quindi aiutandoli a poter trovare loro un po' delle risposte con colloqui di sostegno alla genitorialità o in alcuni casi con psicoterapie. Ecco, i disturbi alimentari, dai disturbi alimentari, si può uscire, cioè uno può guarire in un certo senso? Sì, ma non da soli. Ok. Correggimi se sbaglio, se la parola guarire è giusta o no, cioè, correggimi che appunto ci tengo che vengano usate le parole giuste. Sì, ma non da soli, Ok. perché i disturbi del comportamento alimentare, soprattutto se poi prendono le forme più patologiche, quindi più serie, hanno degli effetti molto rischiosi sul corpo. Quindi ecco perché per noi è importante, fondamentale, poter sempre lavorare insieme a un'equipe multidisciplinare. I disturbi del comportamento alimentare, va da sé che hanno appunto degli effetti sul corpo, e quindi ecco la preziosità e l'importanza di collaborare con pediatri, medici, nutrizionisti per poter, sì, da un lato aiutare il soggetto che soffre, ma dall'altro lato occuparsi anche del suo corpo. Mi viene da dire che la scienza in questi anni ha fatto grandi passi, la psicologia, cioè quanta però disinformazione ancora c'è? Nel senso che appunto si sa sempre che la scienza va da una parte, ma poi l'informazione va sempre dall'altra. Sì. Io C'è ancora tanta disinformazione, che quali sono un po' i miti da sfatare sul tema?
Ma me ne vengono in mente due. Il primo riguarda il genere, nel senso che i disturbi alimentari spesso si pensano solo al femminile. La nostra esperienza clinica ci dimostra il contrario. I dati che noi raccogliamo dal numero verde dell'associazione e quindi di raccolta di informazioni rispetto alle preoccupazioni genitoriali dicono che nella fascia 0-3 sono molto di più i maschi a manifestare un disagio alimentare. La situazione poi si ribalta con l'ingresso in pubertà, che anche questa oggi, che sono le trasformazioni del corpo, anche questa oggi sempre più anticipata, e che trova soprattutto le ragazze, perché ci sono più effetti sul corpo, pensiamo all'arrivo del ciclo mestruale, che la ragazza incontra, ma è psichicamente ancora immatura per poter dare un senso. Quindi accade talvolta che ragazzine di quinta elementare si trovino a dover fare conti con un corpo che cambia, non riuscendo però a dare un senso a questo, e quindi utilizzino il cibo chiudendo la bocca come un tentativo di poter fermare il corpo che sta cambiando troppo in fretta. Quindi, più spesso quindi avviene un rifiuto del cibo più che invece un utilizzo smodato del cibo. In pubertà sì. L'altra cosa è che, l'altro diciamo così, mito da sfatare, è che per anni l'anoressia soprattutto è stata considerata come l'antimadre. L'anoressia considerata come la causa di un brutto rapporto con la propria madre. In realtà non è così, gli studi di Hildebrook, ma che poi si sono, insomma, sono andati avanti, hanno in realtà detto proprio che non è così, cioè non c'è una relazione causale tra il disturbo del comportamento alimentare di un figlio e il rapporto con il genitore. Certo, c'è un'implicazione perché sono i genitori, ma non è la causa, nemmeno nelle situazioni più gravi. Quindi ecco perché le madri devono essere accolte. La dottoressa Pace, che è una psicanalista e appunto presidente dell'associazione, ha scritto un libro molto bello proprio rivolto ai genitori, dopo anni di lavoro con i gruppi genitori e una modalità di ascolto che lei definisce gentile rispetto all'incontro con i genitori, ha scritto questo libro che si chiama Un dolore infame ed è proprio sul dolore, sulla sofferenza dei genitori. Quindi ecco perché non sono genitori da accusare, ma sono genitori da accogliere. Quanto è importante, infatti, sono pensato adesso, incontrare questi genitori? Che tipo di incontri fate voi dell'associazione Policina? Ma incontrare è fondamentale, anche semplicemente perché sono dei soggetti che soffrono. Cioè sono un uomo e una donna che soffrono e ad un certo punto la loro vita di soggetti si è intrecciata con la dimensione genitoriale, ma sono un uomo e una donna, prima di essere genitori quindi è fondamentale. Noi li incontriamo con colloqui di sostegno psicologico oppure di psicoterapie. Per noi è impensabile poter lavorare con un figlio minore, soprattutto senza incontrare i genitori, perché i genitori ci aiutano a poter. È interessante pensare appunto dove la disinformazione porta a pensare che invece il genitore sia la causa spesso e volentieri di tutto questo. Per voi la causa invece, per voi il genitore è invece un aiuto per aiutare ancora meglio e arrivare a una soluzione del problema con il minore, ad esempio, con il ragazzino o con la ragazzina. Quindi molto interessante Assolutamente. questo ribaltamento dei fronti. Assolutamente, è così. Insomma, disturbi alimentari appunto ne avete visti molti, mi dicevi. Senza età, senza genere, è una cosa che può avvenire anche in età adulta? Sì, anche in età adulta e direi soprattutto nella società contemporanea, perché nella società contemporanea, e quindi quello che arriva anche, no, dalle informazioni, dal mondo della comunicazione, ci dicono una cosa molto precisa, cioè che oggi il criterio etico è stato sostituito con il criterio estetico, dove oggi è bene ciò che è bello, dove il bello possibilmente deve coincidere con la magrezza. Quindi il mito della magrezza c'è e dà un Ti valore fa nella pensare poi società. in una società in cui sono in aumento gli obesi, fa pensare però che c'è qualcosa che non quadra. Gli obesi sono purtroppo il fuori dei riflettori sociali.
sempre la dottoressa Paccia, ha scritto un libro quest'anno che si chiama La parola muta, la sofferenza del soggetto obeso, perché si pensa che i disturbi alimentari siano soltanto l'anoressia, ma non è così. L'obesità è in grandissimo aumento, soprattutto in infanzia, e i soggetti obesi soffrono. Quindi ecco l'importanza che tipo di sofferenza, secondo te, è quella appunto di un soggetto obeso, ad esempio? È una sofferenza silenziosa, muta. Ho sotto la psicologa per fare un po' di analisi anch'io nel frattempo. No. Chi mi conosce sa. È una sofferenza muta, silenziosa, che il soggetto cerca di mettere sempre più a tacere utilizzando il cibo. Come si può fare lì appunto a... Anche lì mi viene sempre in mente la parola sottovalutare, nel senso che spesso in te magari appunto uno dice ma dai, sì, ma non sono arrivato a quel livello, non sono ancora, ma no, ma non devo andare allo psicologo, ma no, ma sì, mangio una merendina di troppo, ma non è quello. Quando invece, quello che potrebbe essere campagna d'allarme per dire no, forse il limite l'hai già superato da un po' anche. A volte non è il soggetto che lo trova, ma è qualcuno, un amico, un familiare, un conoscente che può aprire un altro discorso, soprattutto quello psicologico. C'è di base un rifiuto, no? Perché c'è qualcosa lì che ci riguarda e quindi ci teniamo un po' alla larga. Però a volte il sostegno, spesso scomodo all'inizio. Stavo pensando infatti a quante amicizie vorrei finire in un attimo. Esatto, spesso scomodo, però intervenire rompendo il silenzio è qualcosa che credo possa essere molto utile per poter aiutare, ecco, per poter aiutare quel soggetto. Torniamo invece a parlare di genitori. Se ci sono dei genitori in ascolto e volessero contattarvi, come possono fare? Che tipo appunto di contatto possono avere con voi? Dove? Come? Dacci un po' le coordinate. Sì, allora, sul sito dell'associazione, che è www.pollicinoonlus.it, ci sono tutti i riferimenti, abbiamo una pagina Facebook e il numero verde dell'associazione, che trovate anche sul sito, è 800-644-622. Si può chiamare, rispondono operatori formati che dopo un primo ascolto telefonico danno la disponibilità per un primo colloquio gratuito in sede. Anche qui dammi un buon motivo per il genitore di chiamare, nel senso è il momento giusto di chiamare, non devo aver paura di chiamare, perché? Nel momento in cui un genitore pensa che sia il momento giusto, è sempre il momento giusto. Ok. Non disturba, ma perché no, sappiamo che poi no, ci sono genitori che dicono no, beh, ma che sicuramente ci si avrà più bisogno di me, io non voglio mettere in queste situazioni, o hanno magari paura poi di mettere in situazioni critiche il figlio o la figlia, anche quindi insomma possiamo rassicurare da questo punto di vista. Sì, perché nel momento in cui a un genitore viene in mente qualcosa, pensa che potrei farlo, è bene che lo faccia, perché significa che è un buon tempo. Ecco. Immagino che proprio i contatti vengano anche in forma anonima, credo, no? Nel senso al numero verde, così non credete o chiedete. Ma tendenzialmente poi c'è un primo colloquio, infatti, quindi a volte capita spesso che il numero verde venga contattato dal genitore per sto chiamando il posto giusto? Ottimo. La risposta spesso è sì, beh, a meno che non sbaglino un numero, devo anche chiamare un altro numero verde, però di solito la risposta è sì, e quindi viene concordato un colloquio in sede, se di Milano, oppure viene dato il riferimento di un socio dell'associazione che lavora in altre regioni. A Milano lo scenario qual è al momento? Nel senso, tu ormai comunque un po' di anni che sei dentro nell'ambiente, appunto questo numero verde vi dà dei dati precisi, qual è lo scenario in questo momento a Milano? Stanno sempre più aumentando. Stanno sempre più aumentando anche i quadri di disagio alimentare, il che significa per noi due cose, cioè che da un lato i bambini percepiscono che il cibo è qualcosa che loro possono utilizzare, rifiutandolo, divorandolo, per mandare un po' crisi l'altro, perché davanti a un figlio che chiude la bocca i genitori si spaventano. E quindi devono ascoltare quello che il bambino sta cercando di dirgli. L'altra cosa credo sia più positiva, nel senso che si stanno aumentando i quadri di disagio, e quindi non patologici, alimentari, che sono temporanei, poi passano, se ovviamente ascoltati e accolti con un certo tipo di ascolto, significa per noi che le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione che da molti anni facciamo all'interno delle scuole hanno sensibilizzato i genitori nel cogliere i campanelli d'allarme. Quindi se prima si aspettava, come diceva prima un po' lei, ma vediamo, passerà, non è così grave, oggi un genitore si interroga subito, si ferma e dice qui c'è qualcosa che può essere segno
del fatto che forse mio figlio ha bisogno di essere, di dire qualcosa di una sua sofferenza, quindi ascoltiamolo. Una cosa che poi mi dicevi poi prima fuori onda è: non è detto che due bambini che abbiano lo stesso identico comportamento abbiano lo stesso identico disagio dietro, nel senso che possono rispondere a determinate situazioni nella stessa maniera, ma partendo da input e da crisi diverse, giusto? Sì. Quindi anche non fare il confronto, mi da dire, non fate il confronto con altre situazioni, cioè ogni situazione è a sé. Assolutamente. L'associazione è orientata dalla psicoanalisi. La psicoanalisi ci insegna molte cose, ma una in particolare che la clinica è possibile solo nell'ottica dell'uno per uno. Quindi valorizzando le particolarità e le differenze soggettive, una storia non può essere uguale all'altra, perché sono tutte diverse, appunto. Okay. Quindi noi possiamo incontrare 10 bambini che scelgono tutti di mangiare soltanto i cibi verdi, il senso è diverso. 10 motivazioni diverse del motivo. Sì. E quindi dire anche che questi genitori, non perché magari appunto la vostra amica, la vostra genitoria ha avuto quella, non è detto che sia lo stesso caso. Assolutamente. Quindi andate a fondo, studiatelo e appunto, come diceva, si può guarire, si può uscire tranquillamente da queste situazioni non da soli, ma c'è chi può darvi una mano e lo fa in maniera professionale da molti anni sulla città di Milano e non solo. Quindi insomma, ricordiamo, prima siamo quasi in chiusura, ricordiamo appunto il numero verde. Sì, 800 644 622. Le coordinate poi allora sono il sito internet, giusto, pollicinoonlus.it. Sì. La pagina Facebook che trovate taggata e linkata nei commenti a questa diretta, quindi potete tranquillamente scrivere per qualsiasi informazione, ricordiamo, non disturbate, sì. Non è, il momento è quello giusto. Esatto, esatto. Il momento in cui viene il dubbio è quello giusto, quel momento lì, giusto? Sì. Ok. Avete eventi, qualcosa da nelle prossime settimane? Allora, abbiamo sulla pagina del sito su Facebook tutto. Si trova tutto, e poi faremo un convegno il 12 maggio alla Casa della Psicologia. Il titolo del convegno è La mancanza della mancanza, la spinta all'eccesso, dove appunto interverranno alcuni relatori per parlare di obesità, sovrappeso, ma non solo, anche di quadri in cui i bambini fanno un utilizzo dell'oggetto molto forte e in alcuni casi eccessivo, oggetto tecnologico, oggetto cibo, quindi ecco, questo è l'invito se volete. Faremo anche per i più piccoli a maggio, la data è ancora in forse, quindi non l'anticipo, ma l'andrete sicuramente a vedere sul sito. Sì. Faremo una festa di primavera per i più piccoli, perché da qualche anno abbiamo strutturato un'equipe con l'obiettivo di poter proporre ai bambini dei laboratori creativi, quindi niente di clinico, laboratori creativi. Okay. Di arte, coordinati da una psicologa dell'associazione Giulia Colò e da un artista fumettista Gianluca Manciolla, e laboratori di musica, parole in musica, coordinati da una psicologa Valentina Valaguzza e da uno psicologo musicista Stefano Cesana. Quindi abbiamo fatto questa proposta ai più piccoli perché crediamo che insomma la creatività dei bambini è una grande risorsa, quindi a volte va un po' nutrita. Dottoressa Marta, grazie mille davvero, è stato un piacere averti qui ospite con noi oggi. Grazie a voi. Ringraziamo l'Associazione Pollicino, che insomma abbiamo visto fa tanto sul territorio milanese. Ricordiamo il sito internet, il link, trovate tutto nei commenti a questa diretta, andate e vedete il calendario degli eventi e ripetiamo, se anche solo lontanamente viene il dubbio che potrebbe essere che magari avreste bisogno di, chiamate, perché in quel momento l'avete già superato, diciamo. E sì, è il momento giusto di chiamare, sì, giusto? Quindi c'è il numero verde, lo trovate anche quello nei commenti a questa diretta. Io davvero, Marta, ti ringrazio tantissimo, grazie mille per il vostro lavoro. Tienici aggiornato su quello che appunto farete nei prossimi mesi con l'associazione, in modo che noi potremo dare un po', fare un po' volentieri la megafono alle vostre iniziative. Grazie. Va bene, grazie mille davvero a te, grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito in questa mezz'ora. Buon pranzo per chi non ha ancora pranzato, e mi sembra il buon momento di chiudere anche insomma pensando al lato buono, al lato bello dell'alimentazione, che insomma va sempre ricordato. E noi ci vediamo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News, edizione della sera. Vi lasceremo in compagnia di Priscilla Piazza questa sera, io torno invece domani alle 12:30 con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.